C'è bisogno che il governo decida perché solo in questa regione abbiamo tra Cispadana, Bretella, Campolino, Sassuolo, Passanti di Bologna e tutte le opere adduttive. Ci sono alcuni miliardi di euro che potrebbero essere messi in circolo velocemente, perché i progetti sono tutti approvati. Qualcuno, tipo la Cispadana, ha bisogno di passare solo all'esecutivo, ma tra chi potrebbe aprire i cantieri subito? Penso alla Bretella. Tra chi potrebbe aprirli presto o entro un anno? Comunque stiamo parlando di tempi veramente, finalmente mi auguro che possa riaprire tutte, nel senso che se potranno riaprire tutte vuol dire che la curva sta scendendo continuamente. Però quello è un dato che devono essere in primo luogo gli esperti. Noi ogni giorno forniamo tanti dati come regioni, però noi siamo davvero in condizioni, mi sembra dire buone, non mi permetto mai per tutto quello che è accaduto, però insomma ieri è la prima volta che non avevamo le due cifre nel numero di accessi da oltre 2 mesi. Tra l'altro gli ultimi positivi che si prendono adesso è perché vai a fare i sierologici, poi li vai a beccare, ma sono quasi tutti asintomatici e comunque il dato che noi più cerchiamo è: tutti i giorni chiediamo agli ospedali, alle ASL, ricoveri gravi, accessi ai pronto soccorso, quelli sono crollati, no? Tant'è che stanno chiudendo tantissimi reparti Covid, oppure è crollato anche il numero di ricoverati nelle terapie intensive.